Le caratteristiche chimiche del feltro termoformabile permettono vari tipi di lavorazione manuale. In questo primo progetto realizzeremo una collana il cui risultato finale sarà apprezzato dagli appassionati del quilling in quanto ricordi emotivi delle creazioni di carta realizzate con questa tecnica. I materiali e le attrezzature che utilizzeremo per il primo progetto sono feltro termoformabile di lana spessore 2 mm, 1 metro color pietra, un foglio 30x30 tortora e un foglio 30x30 teatro, ago, spilli e filo, colore scuro per feltro chiaro, colore chiaro per feltro scuro, bottoni e filo per cucire bottoni, colore piacere, tappetino di spugna 20x30, forbici per tessuto, forbicine da silhouette, cartoncino, matita, gomma e righello, cioè il necessario per realizzare un disegno, pennarelli colorati, penna biro o gessetto da sarta, busto sartoriale o espositore per collane, pistola a colla caldo con ricariche, carta da forno, forno o fornetto elettrico. Vi consiglio innanzitutto di disegnare su carta il motivo che volete ottenere, per avere uno schema preciso da seguire. Ho scelto di dividere il mio schema in 5 parti e per semplificarne la lettura le ho evidenziate con colori diversi. Ad ogni colore corrisponde una diversa striscia di feltro, con altezza 2 cm, A lunghezza 116 cm, B lunghezza 130 cm, C lunghezza 72 cm, D lunghezza 58 cm e lunghezza 30 cm. Vi consiglio di calcolare qualche centimetro in eccesso per poi tagliare le strisce a misura. Oppure potete realizzare una creazione lavorando su una striscia sola molto lunga. Prendete la striscia A e con due spilli fissatela in un'estremità sul tappetino di spugna. Arrotolate la striscia a spirale e dopo aver creato il ricciolo centrale continuate seguendo il vostro schema. Con le restanti strisce create gli altri motivi. Il tutto deve essere ben fissato con spilli e solo dopo imbastito. A questo punto incrociate il filo sino ad ottenere una fitta ragnatela. Il filo permetterà ai bordi delle strisce di rimanere equidistanti tra di loro. Togliete gli spilli, sollevate delicatamente la collana dal tappetino, posizionatela sulla teglia del vostro forno rivestita di carta da forno. Adesso procediamo con un tocco di colore. Per realizzare le applicazioni a goccia, riportate il cartamodello in cartoncino e ritagliate. Io ho scelto il color tortora per le gocce più piccole e teatro per quelle più grandi, ma naturalmente scegliete i colori che preferite. Chiudete le estremità di ogni figura in feltro ottenuta ed imbastite. Dopo aver finito tutte le gocce, infornatele con la collana che avete precedentemente disposto sulla teglia. Stiamo utilizzando un fornetto elettrico al posto di un forno standard. In questo caso si cuoceranno colori chiari e scuri alla temperatura di circa 120 gradi. Gli elementi scuri non sono strutturali e quindi possono essere meno rigidi. Il tempo di cottura dovrà essere ridotto a 10 minuti, massimo 15, con resistenze attive sia sopra che sotto.
volta trascorso il tempo di cottura, estraete la collana dal forno, eliminate il filo e per tenere assemblata la creazione in tutte le sue parti, applicate la colla a caldo sulle zone che entrano in contatto tra di loro e colla anche sulle gocce al posto del filo. Mettete la collana sul busto, cucendo un bottone ad un'estremità della collana e all'altra estremità create una asolina con un taglio orizzontale rispetto alla striscia stessa. Ed una volta scelto dove posizionare le gocce, incollatele sempre con colla a caldo.